Bentornati adesso a Seghezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Scusa, ci eravamo divagato. Ciao. Strano. Ciao. Salutiamo Simone, commerciante qui di Piazza Sant'Agostino. Ciao, ciao a tutti. Allora, qui vediamo che la tenuta qui non è delle migliori a terra. Che succede? Niente, io non so come mai, ma spesso queste pietre vengono, come vedete, staccate. Quindi sono anche pericolose, perché se qualcuno comunque ci cade, qualche bambino gioca, si può far male. E ovviamente è successo anche a persone anche ultimamente che sono cascate qui in piazza. Quindi magari un'attenzione a rimetterle a posto per bene, seriamente, invece di attaccarle così sarebbe un pochino meglio. È l'usura del tempo o è successo qualcos'altro? Non te lo saprei dire, perché questa specialmente si stacca, come si vede, l'hanno già risistemata diverse volte, parecchie volte, quindi non lo so cos'è, però magari se qualcuno venisse a fare un sopralluogo, vedesse questa piazza, insomma, è incominciata ad essere un po' tutta disconnessa, colonnini che non sono stati rimessi, marciapiedi che purtroppo non si vedono perché sono stati fatti dello stesso colore, la gente ci cade, è un problema comunque. Che tra l'altro dicevi, tu dicevi prima di iniziare, è recente, insomma. Abbastanza recente. Abbastanza recente. Andiamo a vedere là, perché quella vedo da qua che è pericolosa. Quella, Marco, sì. Qui come te lo spieghi, Beppe? Ma sicuramente qui ci batte qualche mezzo anche. Qualche mezzo? Anche qui un altro, vedi? Qui ci batte qualche mezzo, qui addirittura fa anche lo spigolo da parte qua, quindi non te ne accorgi, si cade in terra. Questa addirittura sta cedendo tutto, guarda. Sta cedendo tutto, di là si va a vedere, si è rotto anche un pezzo di mattonella, sicuramente anche lì, qui ogni tanto purtroppo, sì, qualche macchina arriva, però non so se è dipeso dalle macchine oppure se veramente va già risistemata purtroppo la piazza. Sempre il solito peccato problema. Che è bella, veramente ha fatto un bel lavoro, quindi. È un peccato vederla così, in queste condizioni, vabbè, se non si fa nessuna manutenzione, logico. No, qui ci batte i camion, dai, su. Qui ci battono i camion quando c'è mercati, quando c'è le fiere, sicuramente, e poi le smuovono. Però anche di qua, insomma, non è che sono condizioni ideali. E quindi ci vorrebbe, insomma, una manutenzione maggiore. Vabbè, diciamo l'assessore Camurrini che tutti i giorni nei giornali, perché per la manutenzione della città, visto poi competente, di verificare anche questo fatto e fare una piccola manutenzione, perché è una piccola manutenzione. Non so se qui i colonnini, com'erano i colonnini? C'erano i colonnini quelli a panettone che hanno rotto tutti, sono tutti rotti perché c'erano qui, vedete, hanno lasciato i ferri liberi tranquillamente. Però è brutto vedere una piazza nuova appena rifatta, cioè non risistemata perché la gente butta i colonnini. Mettiamo una telecamera, vediamo chi sono queste persone e teniamo una piazza decente, visto che è una bella piazza dove tra l'altro ci si lavora tutti anche discretamente, insomma. A livello di, visto ogni tanto c'è stata qualche lamentela sul degrado, anche su alcune presenze un po' moleste, come va? Sul degrado devo dire che la piazza è abbastanza tranquilla, è ovvio che ogni tanto purtroppo è una piazza che vive anche di notte, quindi ci può stare, ma non c'è il degrado che c'era gli anni passati, la piazza è finalmente un attimino ripulita. Il degrado è che purtroppo la piazza sta diventando un pisciatoio nei vari angolini, che in forma giovani chiusi, i bagni non ci sono, i locali ovviamente sono pieni e purtroppo la gente quando gli scappa da qualche parte la fa. Questo è un vecchio problema, i bagni questo, che non ci sono. L'annoso problema della città di Arezzo. Non ci sono mai stati bagni praticamente, esatto. Cioè ci sono ma non li aprono. Esatto, noi abbiamo fatto richiesta al comune di aprire l'informa giovani, perché prima una volta erano aperti i bagni, ora sono dentro l'informa giovani, che qualcuno si occupasse di riaprire questi bagni, se no purtroppo dietro il mio negozio c'è, cioè, tutte le mattine dobbiamo lavare perché è diventato di tutto e di più, per non dire altro, e abbiamo anche quello splendido, quella splendida fioriera che è diventata di tutto e di più, da sotto ci mettono di tutto, ci buttano di tutto, non la puliscono mai e non la coltivano mai, perché si vede, basta vederla come è ridotta. E allora, insomma, anche questo giriamo all'assessore competente, al vice sindaco. Esatto. Grazie a Simone, e speriamo di tornare per dare qualche buona notizia magari che hanno sistemato. Grazie a Beppe Marconi, ci vediamo domani. Vai. Grazie.